tutte ragazze, scusate la posizione un po' accampata qui nella camera di Angelica seduta per terra, ma qui c'è tanta luce, quindi approfitto di registrare da qua. Non ho lasciato tra l'altro anche la porta aperta proprio perché sto aspettando un corriere, vorrei sentire se suona un corriere di cose di Decathlon. Allora, innanzitutto ci sono cose di shopping, di abbigliamento, scarpe e vestiario per Angelica. Vi spiego poi man mano le taglie. Angelica è sui ha 4 anni, ha fatto 4 anni a fine giugno ed è sui 20 kg, 19,5, 20, 20 kg, diciamo. E la misura dell'altezza non me la ricordo, cioè non la so di preciso. L'ultima volta che siamo stati dalla pediatra era 105, 104, 105, ma secondo me è cresciuta ancora. Ci guardavo stamattina, mi sembra boh, cresciuta. Comunque, tanto per darvi un'infarinatura veloce e farvi capire un po' come mi sono organizzata con le taglie. In merito al regalino che vi farò, di cui farò subito, ho fatto credo ieri, penso che l'avete visto ieri o l'altro ieri, insomma, il video precedente a questo. Il video riassuntivo volevo dirvi stellina gialla. Se non sapete di cosa sto parlando, andate a vedere il video precedente perché vi state perdendo un calendario dell'avvento personalizzato che regalerò a scelta. Io sceglierò, darò una mia iscritta balla follower. Non è un giveaway, non è un concorso perché sapete che i giveaway non si possono fare, però io posso premiare chi mi pare, posso scegliere una di voi e mandare, contattarla in privato come farei con un'amica o una persona a cui voglio mandare una cosa a regalo. Questo si può fare, quindi andate a vedere il video precedente dove vi spiego tutto e soprattutto andate a vedere tutti i miei video da quello di Lidl alimentari che poi vi indicherò, vi dirò qual è. E vi spiegherò tutto, andateli a vedere tutti e segnatevi tutti questi simbolini che vi ho detto. Allora, partiamo. Non ho lo scontrino alla mano, ma ho i cartellini attaccati, quindi più o meno ci dovremo capire. Partiamo dalle scarpe. Allora, io volevo comprargli gli Adidas Smith Silver, quella con i tre strappi, perché il numero che portava Angelica, lei aveva un 27, vedete che mi ricordo, no, un 26. Poi è cresciuta tanto, mi ha fatto due numeri all'interno di uno stesso anno, anzi una stessa stagione. Insomma, non le ho trovate, quindi mi sono buttata su queste Adidas qua che si chiamano, qua c'è scritto training, boh, vi faccio vedere l'etichetta. Hanno sempre il logo, vedete, silver. Però queste non sono le Stan Smith, sono delle Adidas normali, diciamo così. Le Stan Smith non sono riuscita a trovarle del numero che mi interessava, anche perché io le volevo con le strappi e delle altre Adidas che mi piacevano con il coso qua, il logo olografico, avevano praticamente le bande qui ai lati. Però avevano il davanti tutto ruvido e ho detto: mamma, quanto si intriga la polvere lì dopo lavarle o va al parco così lavarle è una rottura. Invece, quando sono lisce, sono molto più pratiche. Quindi vi do anche qualche consiglio all'interno del video. Attenzione ai lacci, perché i bambini se li mettono andando alla scuola, quando si svegliano nel pisolino si devono vestire da soli, ci vuole una scarpa pratica e veloce, almeno nella nostra materna è così. Quindi è comodo con gli strappi o con uno strappo unico o con tre strappi, questa ne ha due, quindi va bene. E molto carine sono anche quelle che invece dei lacci ci sono le stringhe, ma sono elastiche, quindi non c'è la parte da annodare, diciamo, c'è solo la stringa. L'unica cosa è che secondo me se le prendete per andare tipo a giocare al parco, all'asilo, correndo, se non sono un numero perfetto, non abbracciano troppo il piede, nel senso che avendo queste stringhe elastiche, se lui va su, non so, uno scivolo, un altro gioco e la sforza si potrebbe sfilare. Io mi sento più tranquilla con una cosa che ha uno strappo che avvolge fino al collo del piede praticamente e si può anche regolare. Quindi se anche gliele prendete un pelino più larghe, potete comunque stringerle un po', il bambino non la perde, insomma. Io le ho prese un pochino più grandine, ho preso un 29, lei porta già un 27/28, però
infilate, a vederle mi sembravano grandi, ma dato che si può sfilare la suoletta che c'è all'interno, vedete questa suoletta qui, di solito, aspettate che guardiamo se c'è anche in questa scarpa, perché ne ho provate talmente tante che non mi ricordo più. Ecco, in questa non c'è, però solitamente qui, almeno tipo in quelle della Chicco, mi sembra, qui c'è un disegno e il bambino non deve sforare con l'alluce quella linea tondeggiante che c'è qua. Ci deve essere un po' di margine. Ha una pianta stretta, quindi in punta non ci arriva, però gli ho fatto appoggiare il piede e ci rimane un centimetro abbondante davanti, il che mi permette di fargli fare da adesso, cioè questo tipo di scarpa, ragazze, cioè la sfruttate tutto l'anno, nonostante sia di pelle e qui non sia arieggiato, anche se ha questi buchini, la potete mettere tutto il tempo dell'anno, tranne quando porta i sandali, ma se dovete uscire, diluvia e piove, potete mettergli questa, anche se è estate, ecco, diciamo, se è una brutta giornata. Le ho pagate 39,99, quindi 40 euro. Non le ho ancora messe, le ho messe qui, tanto a quelle delle LOL che si illuminano per andare a materna, per stare qui in casa sabato e domenica se la vesto sportiva alle New Balance, che le vanno ancora abbastanza bene, e poi e basta praticamente, aveva solo quelle due scarpe lì, eleganti non le aveva più. Allora cosa abbiamo fatto? Siamo andati da Bebè Royal, che è un negozio che vende anche Chicco, prima era Chicco, adesso è solo, è multimarca, e abbiamo preso queste. La confezione, e questo è il codice se vi interessa vedere qualcosa. Abbiamo preso un 29 anche qui. La scarpa è fatta così, vedete, è un po' sporca perché l'abbiamo già messa due volte. E sono, allora, quando è vestita di nero non mi piace la scarpa blu, quando è vestita di blu non mi piace la scarpa nera. Ho detto prendiamo argento oro, vi consiglio questi due colori perché stanno bene con tutto. E vi consiglio, se volete risparmiare un po', di prendere una scarpa che stia bene sia con i pantaloni che con la gonna. Io preferisco la scarpa tipo così con i pantaloni e la décolleté magari di vernice, una cosa carina per quando ha dei vestitini carini. Però se ha dei vestitini blu la décolleté nera, poi dopo c'è il limite delle calze, è un po' una scocciatura. Mentre queste qua, vedete, allo strappo se le mette e toglie da sola, sono carine, dorate, stanno bene con la gonna, benissimo con la gonna e stanno bene anche con i jeans, quindi sfruttiamo queste per ora. Le ha scelte lei, le piacevano tre paia da Chicco. Questo è proprio marca Chicco, si chiamano Sciuca Dritta, no, C'è Dritta, scusate, Beige Stones, vabbè, poi dice www.chicco.com se vi interessano, volete andare a vedere. Qui c'è la taglia 29 che corrisponde a UK 11, US 11, Max 19, BR 27, ve l'ho detto che se vi serve una, boh, potete confrontare con altre scarpe che avete eventualmente. Quindi le abbiamo prese questo colore, questo qui è beige, color cremina chiaro, avorio diciamo, e la scarpa è dorata, ha questi bellissimi pietruzze. È più bella indossata che vista così, secondo me. La soletta all'interno, vediamo se si stacca. Se si stacca, è fatta così. No, neanche in questa c'è qualche peluchio di calza, perché io ho messo una calza un po' pelucchiosa, un po' pesante. Vera pelle, piantare vera pelle, vedete? E questo vi aiuta a capire. E poi traspirante, vedete, i buchini, vi aiuta, e di qua di gommina. E vi aiuta a capire dove mettete. Se siete alle prime armi con le scarpe, vi consiglio di farvi aiutare dalle commesse. Comunque, in linea generale, la scarpa va infilata, chiusa, e deve essere provata, cioè polpata sul davanti e provata a muovere dal tallone da in piedi. Il bambino deve essere in piedi, perché una volta che c'è il peso del corpo sopra, se in piedi vi sta così, col peso del corpo cioè è diversa l'impronta che ha all'interno della scarpa. Stessa cosa, vi consiglio di, anche se vi sembra che vada bene, sfilate la suoletta, mettete il piede del bambino sopra e lo fate stare in piedi. Misurate bene da dietro, guardate anche come è fatta la scarpa dentro, perché se la scarpa dentro, vedete,
la parte qui arriva molto in fondo, ma poi ha tipo questa scarpa che va leggermente in qua, vi mangia un po' di spazio. Quindi state sempre quel mezzo centimetro nel tallone e qui davanti vi deve rimanere un dito, un mignolo, ecco, dai, diciamo un mignolino vi deve rimanere, perché se no non le, cioè, le mette quella volta lì. Ah, stesso discorso la punta della scarpa, perché dovete un po' avere un po' di occhio. Comunque con la suoletta vi tranquilli, se la scarpa ha una forma regolare, state tranquilli. Unico neo di queste scarpe, che sono costate ben 39,99 come le altre, 40 euro. L'unico neo è che noi le abbiamo messe un giorno per poche ore, tipo 2 ore, poi le abbiamo messe domenica andare a mangiare da mia suocera, e al ritorno è successo questo, cioè ha perso la perlina, il che a me fa molto incazzare, perché dico, se ci fosse andata al parco a saltare di qua e di là, se ci fosse andata a rotolarsi per terra, siamo d'accordo, cioè può succedere. Adesso è saltata via questa, vi farò sapere nelle puntate precedenti come andrà a finire la questione, perché io ho intenzione di chiamarla Chicco e farmi dare indietro i soldi, o mi mandano un altro paio di scarpe, perché dopo 2 volte che li metti è inammissibile che venga via la perlina. Punto. La perlina ce l'ho, perché mia suocera poi a casa l'ha trovata, ha trovato sia la perla che il bottoncino, vedete che va qua dentro. Però adesso vediamo un attimo se è ad incastro, perché mia suocera abita, la vedo ogni 15 giorni, quindi se è ad incastro gliela incastro e va bene, ma se è saltata via che non si riesce a rincastrare, mi dispiace, qualcosa faremo. Sentirò prima la Chicco, poi andrò in negozio. Queste le avevo comprate il 12 settembre e le ha messe 2 volte in questi giorni, tipo sabato e la domenica dopo. Quindi vabbè, poi vi faccio sapere se Chicco è una dita seria o no, che non diventa la storia della Geox, dove io non compro più. Per il problema che ho avuto, se mi seguite da tanto l'avete visto nei video precedenti. Poi cerchiamo di stringere, perché a 12 minuti 2 paia di scarpe sono un po' troppo prelissa, ma vi ho voluto dare delle dritte. Poi ho preso questi guantini perché Angelica sta imparando ad andare in bicicletta, li ho presi da Decathlon, sono un 6 anni, le vanno giusti giusti, ma l'otto non c'era, mi servivano subito, li ho presi. Sono i guantini di qua di tessuto e di qua in camoscio, in modo che sta andando in bicicletta con casco, cavigliere, polsiere, ma se cade il bambino butta le mani, e quindi, dato che per non devastarsi le manine, ho preso questi. Credo che costino 8-9 euro, non mi ricordo di preciso il prezzo. Comunque su online, Amazon e in giro vanno dai 12 ai 14, quindi non è che poi sono così buon mercato certi acquisti online. Vabbè, poi al volo vi faccio vedere queste mollettine della Got Beauty, le avevo presi. Go Beauty le avevo presi da Tigotà, 2,50 euro. Tempo fa me ne ha rotta una, era rimasta sulla soletta, quindi gli ho preso la coppia, perché lei mette una moletta di qua e una moletta di là. Buon prezzo, 2,50, perché ero andata in Coop per prenderle delle altre molettine, anche queste 2,50 di Minnie. Era l'unico intonso, perché la gente aveva aperto, aveva tagliato la linguetta, l'aveva messa magari alla bambina, non lo so, e poi se l'erano portati a casa, capito? Cioè, se viva uno o due le hanno fregate, cioè la gente, ma ragazzi, ma siete figli di 2 euro? Cioè, io capisco uno che non abbia da mangiare, entra, frega una pastina, frega un pezzo di pane, frega qualcosa, ma frega una molletta, ma siete proprio, cioè fate proprio schifo, scusate, una molletta si può anche fare a meno. Io dico, poi dopo, scusate se mi permetto, ma è così. Poi a circa 5 euro, quei 2,50 anche quello, a circa 5 euro ho preso questo costumino. Di questa marca, questo qua. E allora, questo Angelica porta un 4 anni di è piccolo di acqua rapida e di altri brand tipo Arena, così inizia a essere un po' è giusto giusto, quindi ho deciso di prendere di questo per risparmiare un po', perché in piscina e dove nei negozi articoli sportivi un costume da piscina va sui 25 euro. Cavolo, cioè, allora ho detto prendiamogli questo che costa 5 euro da Decathlon, è carino perché vedete ha questa, da questa parte ha la barra verde ortifano, di qua la barra rosa, lei gli occhialini rosa, è carino, veste bene, è tutto completamente foderato, ha un bel tessuto, l'ho già lavato varie volte, mi è piaciuto.
Ma è giusto, giusto. Ho preso un 8 anni, ragazze, un 8. E quindi sono ritornata. Mio marito era andato a prendere delle cose e gli ho detto: mentre ci vai, prendimelo uguale il 10 anni. E me l'ha preso. L'unica cosa, non c'è troppissima differenza, quindi le andrà bene tra un po'. L'unica differenza è che in 10 anni il stesso brand, stesso tutto, stesso modello, non ha questa cosa qui davanti e la scritta qui di fianco era diversa, però era sempre la stessa marca, insomma. Fa un odore che l'ho lavato ieri sera, fa un profumo esagerato. Veniamo all'abbigliamento vero e proprio, poi abbiamo finito. Allora, sapete che io avevo preso l'anno scorso, o all'inizio dell'anno, non mi ricordo, questa gonnellina per Angelica, non mi sembra l'anno scorso, della Melby in pelle, e l'avevo abbinata con il suo completo, che era una magliettina bianca con una ragazzina davanti che aveva la gonna di tulle, e il tulle svolazzava nella maglietta. E era molto carina, ma gli è diventata veramente piccola. Nonostante io gli avessi preso un 5 anni, mi sembra, nella maglietta. Quindi questa è un 4, le va ancora bene. E quindi ho approfittato per prendere, volevo prendere una magliettina che poteva starci abbinata, ma costava 25 euro la maglietta. Per una maglietta 25 euro mi scocciava a comprargliela, anche se era da festa, diciamo. Anche perché non la mando conciata così a scuola, cioè a scuola leggings e maglietta. Ho visto che c'era questa qui, non so se era lo stesso brand, non ci ho guardato, identica, però sotto aveva un pezzettino di tulle che sbordava per circa 2-3 dita sotto, 2 dita e mezzo, cioè un pezzettino così, sbordava sotto il tulle nero, e nel tulle nero c'erano applicati dei pois, se mi ricordo bene. Questi pois neri erano di, non mi ricordo se brillantinati o felpatini, non mi ricordo. Quindi mi ha dato un'idea che quando questa gli diventerà corta, gli farò attaccare anche io il pezzettino, magari di allungherò, insomma. E quindi cosa ho fatto? Ho preso una maglietta che secondo me ci poteva stare bene, anche in previsione del maglioncino che ho preso dopo, ve la faccio vedere. Questa qui è rosa, c'ha la ballerina, qui c'è i brillantini, anche tutto qui. E questa è un pochino più economica, nonostante sia della Melanie Rose, che è un brand che costicchia di solito, mentre stavolta con 14,95 l'ho presa. Credo di averla pagata 12 euro, 11 euro, non mi ricordo, perché c'era la promozione che più acquisti meno paghi. Se compravi un articolo c'era il 10, 2, 3, il 30, 3, il 30, poi a gruppi di 3. Quindi niente, gliel'ho voluta prendere. Secondo me, messa dentro così è carina. Cosa dite voi, ragazze? Ha del rosa, ha del nero, ha del berluccicoso che richiama un po' il lucido della maglietta. E ho comprato questa in taglia 5 anni perché poi abbinato io ci vorrei mettere questo che è grigio. Fate conto che le righe qui, anche se non si vedono poche, sono grigie, anche la ballerina è grigia, e secondo me questo giacchettino ci può star bene abbinato così, giacchettino, gonna e maglietta. Adesso vi faccio vedere il giacchettino. Costava 28,95, mi sembra di avergli dato sui 20 euro. Anche questa è una taglia 5. Questo però è della Mayoral, quindi ho fatto io abbinamento Mayoral Melanie Rose. E ho preso un 5 anni, è fatto così. Sotto è tutto con la frappettina, questi due fiocchetti qui non sono Swarovski, ma sono perle. E alle treccine davanti, invece dietro è dritto. Gliel'ho già provato, il 5 anni gli va bene. L'unica cosa che anche nelle maniche, vedete al fiocchetto, avevo provato il 6 perché ho detto magari lo sfrutta di più, ma il 6 aveva le maniche talmente lunghe e non sono rimborsate, come si dice, fatte su, sono brutte, cioè è bello che si veda. Sono brutte se non c'ha il polsino, invece questa, avendo questo motivo, sono carine così. L'unica cosa che ero indecisa sul comprarlo, perché quelli che erano esposti là avevano questo parte, vedete, tutta un po' allungata, rovinata, che sparava verso l'alto. Ma io, dato che ho mia mamma che sa cucire, mia suocera addirittura che sa fare tipo magliaia, ho deciso di prenderlo lo stesso e prima di metterglielo, di fargli dare un puntino, perché vedete, non ha la cucitura, è proprio arrotolato. Proprio arrotolato in giù, e quindi pensavo perlomeno nella parte finale di fargli fare un cavalletto, un sottopunto, in modo che stia fermo e con i lavaggi poi si. A parte che vi dico la verità, io i giacchettini come questi non glieli lavo tutte le volte che se le metti, a meno che non andiamo proprio in mezzo alla bolgia di gente, a una festa,
cioè, se andiamo fuori a pranzo, cena o andiamo a trovare dei parenti o andiamo a fare una passeggiata in centro, io quando arrivo a casa glielo tolgo, lo ripongo nell'armadio, magari do una spruzzatina di igienizzante, ma non glielo lavo tutte le volte. La canottiera, l'intimo, le magliette, i pantaloni, sì, però questo che non sta neanche a contatto con la pelle, poi d'inverno coperto dal giubbino, se andiamo a fare un giro in centro, io sinceramente non è come noi umani, noi adulti, che magari può far cattivo odore se magari siamo fuori tanto, un prodotto sintetico che sudiamo, l'abbiamo a contatto con la pelle, i bambini no, quindi io non lo lavo tutte le volte. Questo costicchiava un po', ma neanche in modo esagerato, calcolando che di questo brand costicchia un po' di più. 28,95, credo che mi abbiamo fatto boh, 10 forse su questo. Ma no, non mi ricordo se c'era anche un altro sconto. Ah no, l'ho pagato di meno perché c'avevo anche uno sconto accumulato con i punti che indipendentemente dal minimo ordinabile mi scalavano 5 euro. Quindi mi hanno fatto il 10 su un capo, il 20 sull'altro, il 30 sull'altro e in più mi hanno scalato 5 euro. Niente ragazze, questo è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se gli acquisti vi sono piaciuti o no. Voi come vi regolate con taglie, grandi, piccole, insomma, datemi qualche consiglio da mamma anche voi. Io quello che sapevo ve l'ho dato. Avevo fatto anche un video in passato su come i miei consigli, un bel po' di tempo fa. Se vi interessa, andatelo a vedere. I miei consigli su le taglie delle maglie, delle scarpe in base ai brand. Era stato un videino carino, secondo me. Se vi va, andatelo a vedere. Io vi mando un bacio, vi do solo le raccomandazioni che sono di iscrivervi al canale, attivare la campanella per non perdere le notifiche dei prossimi video che vi registrerò e seguirmi su Instagram, sono nel mondo dell'Elisa76. Comunque se mi volete contattare lo potete fare in privato su Instagram o qui sotto nella mail che vi lascio nell'info box. Condividete il video così mi potete aiutare a crescere. Se vi fa piacere lasciate anche un commento e un like. Questo è tutto, mi raccomando. Altra stellina gialla per il regalino che vi voglio fare. Mi raccomando, andate a vedere il video precedente a questo dove vi spiego tutto e annotatevi tutte queste cose. Mi raccomando, non scrivetele qua sotto, se no le spoilerate alle altre persone che non sono brave come voi e hanno visto tutto il video. Me le comunicherete, poi vi dirò come, in che modo, quando e perché. Insomma, io vi mando un bacio, alla prossima. Ciao a tutte!